Buongiorno ragazzi, da me e la mia fantastica moglie. Siamo oggi sono la cipolla e sono il seno, però non è vero. Sta, raga, per favore, io l'ho sempre detto, io lo dico da sempre, sta benissimo con i capelli legati. No, un cavallo. È vero, sì. Mettiamoci al lato che passa. Siamo venuti da Iacchelli e da un po' che non ci venivamo, ragazzi. Guarda che bello! Ciao cavallo! Che bello! Siamo venuti a dare da mangiare le carotine agli animaletti, è vero? Sì. Oggi è una bella passeggiata, da un po' che non venivamo, fa ancora tanto caldo, raga. Però ci sta un po' di natura, un po' di carotine, poi andiamo a mangiare qualcosa e nel pomeriggio ci facciamo un'altra bella passeggiata nell'ambiente. Dobbiamo capire se andare a Genzano o a Nemi, stiamo decidendo. Lea stamattina ha visto un bel po' di posti da vedere, mo al ristorante seduti ci organizziamo per il pomeriggio. Per adesso andiamo a comprare subito le carotine e andiamo dagli animaletti. Quante piume, guardate che bel fresco qua ragazzi, comunque. Aurora che gioca a campana. Brava, al contrario, però vabbè, si parte dall'uno. Lei lo fa al contrario. Ragazze, come sempre noi passiamo prima al mercato a prendere le carotine da portare agli animaletti. Hanno messo già le zucche, guardate. Ti dicono anche come svuotarla. Ci sono anche dei fiorellini. Hai preso le carotine, amore? Da dare a chi? Li dai a chi? Li dobbiamo dare agli animaletti. Abbiamo trovato anche le pannocchie, Auri, le compriamo? Sì. Miracolosamente abbiamo trovato le pannocchie e abbiamo preso un po' due altre cose che vi faremo vedere dopo. Comunque dobbiamo trovare un contadino che rivende le pannocchie perché l'abbiamo pagato un botto. Buona. Claudio non parla. Praticamente quattro pannocchie le abbiamo pagate 6 euro, un po' tipo ai supermercati. Certo, costa, qua sono bio e tutto quanto, però insomma sono quelli, prezzi, quelle grandi. Però tu immagina, sulla spiaggia le paghiamo 2,50 euro l'una. Vabbè sì, rispetto a quello ci abbiamo guadagnato, però lì la cuociono pure. Vabbè sì. Vabbè, comunque adesso andiamo a dare da mangiare agli animaletti. Ed ecco qui l'amico di Claudio. Mamma mia, mi fa ansia, raga. Sì, che poi c'hanno un musetto meraviglioso, il problema sono le corna e la stazza. La vuoi? Non la vuole. Sì, sì, aspetta papà, devi alzare. Bella carotina. Un toro che non vuole ha già mangiato, eh. Eccolo. Eccolo. Eccolo Cinello. Vieni, ecco, è arrivato anche il cavallo. E mangia. È vero. Vuoi riprovare col cavalluccio? Vai Aurora, che sei tutti noi. Lascia. Brava. Ah, te l'ha disputata. Ciao Asinello. Ciao. Lui c'ha l'occhio malandato. Poverino. Che fanno, il bagnetto? Tu vuoi fare il bagnetto? Guarda, si arriva il pavone. Mamma mia, che carino, tu sei meravigliosa, sei piccola piccola piccola, è vero? È piccola piccola piccola, poi ci sono quelli grandi con le corna. Sta arrivando, eccola. Ciao. Là ci sono anche le pecorelle. Allora, dopo gli Iacchelli siamo venuti qua, che è un ristorante, non abbiamo mai provato, si chiama Baffone e sta proprio fuori, siccome è tardi e abbiamo fame, più che altro Auri, e abbiamo preferito venire qui. Siamo entrati, vieni un po' seduta. Io guido bimbo bello. Noio, mangiagna.
Vai, vai. Mamma, mamma. Mogliagna. Ragazzi, abbiamo ordinato un antipasto, guardate qua. Che carino. E anche detto che è quello di caldi. Ah, ok, e questo invece. Quello di freddi. Ragazzi, è arrivata la mia pasta che si chiama bombardoni con pachino, funghi porcini, fiore di zucca e basta. È figo. Raele si è presa un tris che abbiamo praticamente pappardelle e funghi. Poi abbiamo, non mi ricordo come si chiama. Queste sono fettuccine e funghi. Ah, fettuccine. Poi abbiamo le caramelle ripiene di funghi porcini. E queste invece sono gorgonzola e speck, però hanno un nome tipo non lo so. Buscardini, Top, però è figo perché tu mangi tre paste diverse. E là ci sono loro. Allora, abbiamo appena finito di pranzare, adesso siamo sui giochini dei bambini in tutti i sensi. Guardate, Claudio che non gliela fa. Ah, devi abbassarmi! Ma che stai a fare? Guardate Claudio come si incastra nello scivolo. Dai, facci vedere. Facci vedere, Scrotus! Accappato! Amor di mia vita, ma con chi siamo capitati noi due? Ed eccoli sull'altalena i due bimbi, è vero? Guardate come si spinge Aurora, avanti e indietro, vai avanti e indietro, bravissima. Aurora vuole andare sempre più alta. Claudio invece sta come sta Filippo. Arenato. Filippo vuole venire in braccio, ma non mi chiama più. Mi devi chiamare, se no non ti prendo. Non ti prendo, Ragazze, dopo il ristorante siamo venuti a Nemi. Io ogni volta mi fermo sempre qua al ritorno per prendere le fragoline, ma ormai praticamente crescono incolte e soprattutto vengono prese d'assalto dalle lumache. Io ho un giardino pieno zeppo di lumache, sia con guscio che senza, e puntualmente me le mandano, quindi quest'anno ci rinuncerò. Raga, qui c'è la romanella dei castelli romani, che in realtà si può abbinare un po' a tutto, sia a dolci che a primi. All'inizio con i primi, siccome è un po' dolce, uno dice ma, però poi va giù che è una bellezza. Comunque ragazze, Nemi è famosissima, sono dovuta tornare indietro a prendere il latte. Per le fragoline sono buonissime, le straconsiglio. In più ha degli scorci sul lago meravigliosi e ve la consiglio anche per il museo navale. Io ci sono stata parecchie volte da piccola ed è molto carino. Guardate che spettacolo, ragazzi. Ragazze, che fai? A Nemi non ti prendi la crostatina con le fragole? Tra l'altro mia figlia sta mangiando solo le fragole. Poi limoncello e caffè. Bella la vita tua, Zotti. Sì. Onestamente sì. Era un ritorno. Sì, ciao. Che legge papà? Comunque sembra vero. Guarda, è bello. Mio fratello abitava a Nemi, raga, piccolo spoiler. Infatti io la conosco bene, perché lui ci abitava. Viveva sotto al lago, al fiume stava lì,
in una villetta indipendente con la moglie e la figlia. Poi purtroppo si sono trasferiti a Ferrara. Ragazzi, ho risolto l'enigma. Sotto ci sta scritto che Gabriele D'Annunzio che aveva dedicato una poesia al lago di Nemi, che si chiama proprio Sul lago di Nemi. E quindi ci sta scritta qua sopra la poesia. Vabbè, perché tra l'altro io l'ho portato agli esami, lo sai Gabriele D'Annunzio? Quindi dovevi saperlo che era lui. Vabbè. Dove? In terza media, mo, so possabile. Poi alle superiori Pirandello, te invece che hai portato? Vediamo se te lo ricordo qua. Mo si inventa un poeta buffo perché non se lo ricorda. Sì, io ho portato Pascoli. Sì. Allora dimmi una poesia di Pascoli, vai. Perché avevo studiato, avevo portato Pascoli. Io le so tutte, sia di Pirandello che di D'Annunzio. Ragazzi, allora siamo tornati a casa e mi sono fatta questa acconciatura semplicemente perché uno, sto morendo di caldo, due, ho lavato i capelli 2 giorni fa ma sono tutti zozzi, non ho ben capito perché li avrò lavati male. Io faccio sempre 3.000 impacchi, 3.000 maschere perché sono secchi e no, avrò esagerato. Tra l'altro devo tagliarmeli, mo vediamo, qui ho fatto la cavolata di mettere un elastico trasparente qui nero, correggerò e metterò il nero anche qui. Comunque niente, stiamo andando a casa di mia nonna, a casa di mia zia, perché appunto mia nonna fa il compleanno. Mia nonna, che per i miei figli è la loro bisnonna, è appunto l'unica nonna che mi è rimasta in vita. In realtà, diciamo la verità, da piccola non mi ha mai fatto da nonna, diciamo che il nostro rapporto si è un po' più intensificato da adulta. E niente, si è unito molto perché appunto è la mamma di mio padre, soprattutto dopo la perdita, ecco. E quindi niente, poi me lo ricorda perché è uguale e quindi io ogni volta che la vedo mi viene da piangere. Però ecco, diciamo che i rapporti che ho sono tutti creati da grande. E niente, quindi mi sono preparato, ho messo anche un vestitino jeans carino che ho comprato su Shein, molto molto carino. Sto aspettando che Auri si sveglia e poi andiamo. E niente, noi gli abbiamo portato la torta, faremo la torta, e quindi io e mia sorella, insomma, gli abbiamo comprato 2 torte perché siamo un pochino e quindi una non bastava. Dai a Kelly oggi abbiamo comprato pannocchie 4 e uva. Devo dire la verità, abbiamo speso 10 euro che è un bel po' per solo queste 2 cose, però sono ovviamente bio e in generale non trovo mai delle pannocchie così. Sapete che mia figlia è golosa di pannocchie, quindi gliele abbiamo volute prendere. Infatti devo trovare qualche contadino che le vende anche ai Castelli Romani, anzi se avete qualche segnalazione ditemelo, perché magari anche una volta a settimana, una volta al mese, magari uno può fare scorta di qualcosa, insomma, ogni tanto ci sta. Guardate che bella Aurora con le treccine come mamma e il vestito jeans come mamma. Tumba. Siamo arrivati da zia. Sei contenta? Sì. Cioè ragazzi, ma le avete viste? Da-da! Tutti e due con le treccine, tutti e due col vestitino di jeans. Eh? Sì. Quanto siete belle. Niente, siamo belli. Ma quanto è? Mettile in modo che la gente si possa vedere. Tanti auguri a nonna, tanti auguri a te. Questo qua c'è? Sì. Momento 3, brava Ludo, meno male che ci sei tu. Oggi c'è l'ora di riposo. No, io sembro, come hai detto, la vedo bella del paese. Sono devastato. Devastata, signor. Vogliamo dire che mi ha fatto pure la punturina, sì. Minori. Signore. Buongiorno ragazzi, è il giorno dopo, sto cercando di addormentare Filippo che si è svegliato alle 6, purtroppo sta mettendo i denti sopra e non dorme bene, proprio si sveglia ogni ora, infatti poi adesso che sono le 9 sta così, che cerca di riaddormentarsi, però dorme mezz'ora, 40 minuti, perché appunto c'ha comunque dolore, solo che non è che uno gli può dare sempre il Nurofen.
E niente, come avete visto, questo è stato un video per me intenso, nel senso che comunque a grandi linee vi ho parlato un pochino dei rapporti che ho familiari, o comunque vi ho parlato di persone che, di cui non vi ho mai parlato prima, o comunque proprio strettamente, no? E vabbè, innanzitutto il compleanno di mia nonna è andato benissimo, ci siamo divertiti, poi ho rivisto finalmente zia Tiziana, zia Carmela, e tra l'altro con zia Tiziana mi sono ripromessa di vedermi più spesso, perché appunto lei comunque sta a Roma vicino, solo che non so per quale motivo non ci vediamo quasi mai, solo ai compleanni, queste cose qui. Ma in realtà lei adora i miei figli e i miei figli adorano lei, soprattutto in particolare Aurora, perché le fa fare tutte le cose che gli piacciono: cantare, ballare e cucinare. Sono le tre cose che proprio Aurora adora e niente, gliele fa fare. E quindi poi comunque lei proprio adora i bambini, quindi sapete, i bambini quando sanno di essere amati, anche se vedono poco quella persona, il rapporto comunque rimane, no? E la stessa cosa, mia zia Carmela adora i bambini, adora i miei nipoti, per me è come una seconda mamma, e quindi io quando sto con loro sto bene. Poi io non mi sbottono mai così tanto, cioè tipo dal vivo queste cose non gliele dico, riesco a dirgliele più in un video che dal vivo, perché purtroppo io sono cresciuta non mostrando i miei sentimenti, tenendomeli tutti dentro. Infatti con i miei figli la prima cosa che sto cercando di fare è quella di abituarli a sentirsi dire ti voglio bene, oppure la mamma ci sta, se volete delle coccole sono qui, le mie braccia sono sempre aperte per voi, no? Comunque, al di là di questo, mia nonna è stata felice. Io, come vi ho detto, non è che ho mai avuto un gran rapporto con mia nonna, ma neanche cattivo, nel senso non c'è stato e basta. Io ho avuto tre nonni e in generale anche gli altri due. Possiamo chiamarli nonni, ma vabbè, comunque, diciamo che quando vedevo i miei coetanei andare dai nonni, o i nonni che li andavano a prendere a scuola, che gli cucinavano il piatto di pasta preferito, ecco, io queste cose non le ho mai vissute. E la cosa che mi dispiace più di tutte è che anche i miei figli, purtroppo, su quattro ne hanno solo due di nonni e di nonne. E quindi insomma, un po' purtroppo questa cosa, speravo di regalargli qualcosa di diverso, invece purtroppo no, però vabbè, comunque le altre due non ci si può lamentare. Invece poi avete visto dove viveva mio fratello a Niemi, e io anche di lui non parlo spesso, a parte non lo vedete mai anche quando è venuto a Roma o quando ci siamo incontrati, perché comunque innanzitutto non gli piacciono i social, quindi anche lui, insomma, io rispetto la sua privacy. Detto questo, poi in generale lui si è allontanato da Roma, da Niemi, dal Lazio in generale, quando io e mia sorella eravamo molto piccole. Avevamo, se non erro io, 13 anni da fare e lei 12, quindi immaginate una bambina di 11-12 anni si trasferisce il fratello che va al nord. Quando lo vedi mai, cioè alle occasioni tipo Natale o estate, però l'estate molto spesso capita che uno sta con la propria di famiglia, quindi non va a trovare magari quella d'origine, quindi ci vedevamo veramente una, massimo due volte l'anno. Di conseguenza noi, essendo piccole, essendo senza cellulare, non ci si senti, cioè prima non si usava questa cosa, no? E quindi diciamo il rapporto si è un po' distaccato, allontanato, ma non è che è successa una lite, una sfuriata, o non ci parliamo. Semplicemente adesso che comunque è successo di papà, il rapporto un minimo si sta diciamo ricostruendo, ecco, se così possiamo dire. Però non c'è mai stata chissà cosa che vi immaginate, perché molto spesso ho ricevuto commenti del tipo tu hai le viaggi, vai su, vai giù. Però per andare da tuo fratello non ci vai mai. È vero, io viaggio, ma quando viaggio viaggio con la mia famiglia. Per esempio, se noi viaggiamo non è che andiamo pure da mia suocera in Puglia. Da mia suocera in Puglia ci andiamo purtroppo solo due volte l'anno. Quindi quando poi vogliamo fare una vacanza, io e Claudio, non è che andiamo a farla dove stanno i parenti, andiamo a farla per distrarci, per stare bene noi. Oh, amore, purello. E quindi ecco, questo volevo dirvi, cioè io e mio fratello in realtà sono contenta che adesso ci sentiamo di più, ci vediamo di più, però ripeto, non è stata una cosa voluta né da noi né da lui, semplicemente è successa col fatto che ha cambiato regione quando noi eravamo molto piccole e di certo non prendevamo il treno. Poi pure mia mamma non andava quasi mai, perché ovviamente, cioè, erano altri tempi, non si viaggiava tanto come viaggiamo io e Claudio. Per esempio vi dico che io con i miei genitori
ho preso un solo aereo e siamo stati costretti a prenderlo, perché sennò lei non avrebbe mai preso neanche quello, perché ha paura di volare. E quindi niente, siamo andati in Sicilia, pensate, al matrimonio di mio zio. Quindi in generale anche il fatto che questo rapporto si è deteriorato è perché appunto c'era questa concezione, cioè noi che andavamo in vacanza quasi sempre in Abruzzo, cioè 100 chilometri, 200 al massimo, non è che facevamo di più, perché comunque anche noi in macchina non è che eravamo bravissime, no? Quindi in generale queste sono le dinamiche, ecco, non c'è niente dietro che sì, lui ha fatto questo, sì, noi gli abbiamo fatto questo. No, ragazze, cioè non c'è niente di così scabroso come vi immaginate. Si è addormentato, quindi io direi che lo vado a mettere giù e direi che ci vediamo domani. E sono contenta di essermi un po' aperta a voi, anche se so che ci sono purtroppo sempre persone che andranno oltre quello che io racconto, andranno oltre perché sono cattive e devono mettere zizzania laddove non serve. E però invece per tutte le ragazze che mi sostengono, sono contenta di essermi aperta con voi, perché sicuramente molti di voi all'ascolto hanno vissuto, stanno vivendo queste cose. Ecco, io vi dico in generale, i rapporti, se è possibile, recuperateli, non state male, oppure non vivete sempre con magari la cosa potevo fare così, potevo fare con là, perché non serve a niente. È vero che uno non è che recupererà mai come quando l'hai vissuto da piccolo un rapporto, però sicuramente a Natale, nei momenti di riunione, di festa, è bello avere accanto una persona a cui eri tanto legato e affezionato. Detto questo, ci vediamo domani con un nuovo video.